Di padre Candido Amantini ne parliamo con padre Cherubino, che è qui presente, perché l'ha conosciuto, è stato suo professore. Ecco, ascoltiamo da lui il racconto su questa esperienza straordinaria che ha fatto padre Candido Amantini, il nostro servo di Dio. Padre Cherubino, vi cedo la parola e parlate liberamente su questo nostro religioso. Conosciuto molto bene padre Candido Amantini, precisamente dall'anno 1957 fino al 59 ha insegnato Sacra Scrittura a noi studenti. E io anche altri confratelli abbiamo avuto sempre di padre Candido una stima di un religioso umile, santo ma molto dotto, molto pio, devotissimo della Madonna. Ha insegnato Sacra Scrittura, quindi le sue lezioni per noi erano un momento di rifornimento spirituale, perché vedeva nella Sacra Scrittura e non una spiegazione arida di avvenimenti, di storia, di leggi, eccetera, ma vedeva come il Dio ha formato, ha guidato il suo popolo e lo guida continuamente fino ai nostri giorni. Poi in qualsiasi situazione della vita padre Candido non drammatizzava mai. Ogni giorno per lui era dono di Dio e ogni giorno lui dava questa testimonianza al Signore e a noi confratelli di serenità, di sorriso, sempre col sorriso padre Candido. Anche quando qualche volta noi guardandolo dicevamo padre Candido, ma sei stato male questa notte? Quante cose volete sapere? Sì, sono stato male, ma per amore del Signore Gesù è stato in croce e qualche volta pure noi dobbiamo stare in croce, o di giorno o di notte. Io sono stato in croce con Gesù Cristo questa notte. E vi. Padre Cherubino, per quanto riguarda il ministero che lui ha esercitato, soprattutto di esorcista alla Scala Santa, ne ha parlato qualche volta con voi? Padre Candido non voleva essere chiamato esorcista. Esorcista. Diceva, io sono un confratello passionista che accolgo tanti nostri fratelli e sorelle infermi nel corpo e anche nello spirito. Infermi nel corpo e anche nello spirito. Io do delle benedizioni e questo mi basta. Vi ha raccontato di qualche fatto particolare? Ma fatti volta particolari, io più di qualche volta, voi da sacerdote, sono stato alla Scala Santa per consigli, per tutto, anche per vederlo. Ho avuto sempre di padre Candido la stima di avere a che fare con un santo, ecco, ma un santo non è chissà di che cosa, no. Nella sua umiltà, nella sua semplicità, ma quello che conquistava padre Candido è quando ti guardava un sorriso abbozzato, e questo fa tanto per i giovani, per tutti. Qualche volta domandavo padre Candido, ma sei esorcista, quanti scherzando, quanti posseduti vengono da te? Caro padre, non ne parliamo, io sto qui per aiutare. Ti ha bisogno nello spirito e anche nel corpo. Qualche volta però mi è capitato qualche caso per cui io, più di qualche volta, ho dubitato della presenza del maligno operante. Ma sa, con la grazia di Dio, con gli esorcismi e con invito alla conversione, ho cercato di fare qualcosa. Ma poche parole, padre Candido era di poche parole. Questa delicatezza che aveva nel trattare l'ammalato più che altro che il posseduto. Ammalato, l'ammalato, non parlava mai di posseduti, ammalato, infermo. Quindi vedeva l'aspetto più a livello umano nella persona da salvaguardare in qualche modo. Aspetto umano naturalmente, ma aspetto spirituale, è chiaro. Difatti lui diceva, io benedico, vengono a me poveri fratelli e sorelle, tanti malati nel corpo
malati anche nello spirito. A voi che cosa vi ha colpito personalmente di questo sacerdote? Perché poi ha insegnato nella nostra attuale regione ecclesiastica della Dolorata, lui che appartiene in un'altra zona della congregazione? Fu chiamato apposta per insegnare noi studenti della Campania, della Sicilia e delle Puglie, ecco. Fu chiamato perché praticamente, diciamo, era quasi l'unico a quei tempi all'altezza di poter insegnare con competenza, ma con spirito proprio di fede, la Sacra Scrittura. Fu chiamato. Poi l'ho incontrato parecchie volte, anzi più di qualche volta sono andato apposta per incontrarlo così, per guardarlo, per avere la benedizione. E ho avuto sempre stima e oggi in modo particolare, da che i suoi resti sono stati trasferiti alla Scala Santa, per me è un motivo di devozione quando posso recarmi nella cappella e poggiare la mia testa vicino alla lapide che contiene le spoglie del nostro confratello Candido Amandini. E nella Sacra Scrittura, nelle lezioni, spesso quando ci vedeva stanchi, sorridendo, diceva: riposatevi. E noi dicevamo: padre, ci racconti qualcosa? Tante cose, tante cose. E raccontava. Ma episodi lepidi così. Beh, poi si riprendeva la lezione. Padre Candido, perché è diventato poi maestro un po' di tutti coloro che svolgono questo delicato ministero, soprattutto Padre Amort che ci dava spesso, Padre Candido, perché è diventato Padre maestro? Candido alla Scala Santa era un punto di riferimento. Per la diocesi, per tutto il vicariato. Punto di riferimento, ma è quello del vicariato, ma per tutta l'Italia praticamente. Ma Punto di si è riferimento. conosciuto con Padre Pio, lui. Ha avuto questa possibilità di incontrarsi con Padre Pio, o Padre Pio ha fatto riferimento a lui, dal momento che Padre Pio è morto nel 1968. Sì. Mi pare di sì, però non posso affermarlo Mm. perché documenti precisi in questo momento io non ne ho, non ne conosco. Però si è detto sempre dell'incontro con Padre Pio, che questo incontro sia avvenuto per visione, per bilocazione o per presenza, non lo posso dire. Certo, Non lo assolutamente. posso dire. Bene, che cosa vi è rimasto di questa esperienza umana, professionale, soprattutto di confratello del carissimo Padre Candido, che prossimamente sarà beatificato, penso io, Eh sì, perché ce sì. Che l'auguriamo, perché no? Ce l'auguriamo. cosa vi è rimasto a voi di lui? La dolcezza nell'accogliere ogni fratello e ogni sorella. Dolcezza mista a un sorriso abbozzato. Anche quando Padre Candido doveva dire la parola, diceva lui un po' forte, che poi non era forte. Avevo un modo di parlare dolce, e anche in questi momenti Padre Candido accoglieva col cuore ogni fratello e sorella. Padre Cherubini, che consiglio potete dare alle persone che ci ascoltano per quanto riguarda il tema sulla questione degli esorcisti, della possessione diabolica, del trattamento di questi casi, che dal momento che anche noi in qualche modo siamo stati coinvolti e siamo coinvolti in questo ministero? Per trattare questi casi, prima di tutto bisogna essere colmi dello spirito di preghiera, di umiltà, di accoglienza, ma anche a tempo e luogo saper dire la buona parola e anche a volte la parola forte, perché tante volte possono capitare questi casi, povera gente, che io sono posseduta, io qui, io lì. Tante volte povera gente che deve essere ascoltata e indirizzata a chi di dovere. Molte volte sono poveri ammalati e allora il sacerdote esorcista deve anche a tempo e luogo dare questi consigli. Può spiegare alle persone che ci ascoltano perché è importante che il sacerdote delegato dal vescovo per questo ministero abbia la sua autorizzazione, lo svolga questo servizio sempre a nome di chi ha la È responsabilità. chiaro,
Perché è importante? L'esorcista si presenta al popolo di Dio, in genere nella sua nella diocesi, con l'autorità del vescovo. Ogni altro che dice sono esorcista, no, siamo tutti padri che diamo la benedizione, magari a volte questa benedizione è data che uno che è santo già in vita, altre volte questa benedizione è accettata da chi va da qualsiasi sacerdote con grande fede, sempre la benedizione. Però è molto delicato anche saper accogliere i fedeli e parlare esplicitamente dei modi riservati all'esorcista, chi è esorcista, chi è semplice padre sacerdote per benedire. Quindi l'esorcista agisce con l'autorità del vescovo. Chi non ha l'autorità, il mandato del vescovo, non è esorcista. Sarà un padre, un santo che benedice, vorrà fare pure miracoli, ma non è esorcista. Perciò bisogna stare attenti, raccomandiamo ai fedeli questo aspetto qui. È chiaro. Perché molte volte anche i laici incominciano a svolgere questo ministero senza averne autorizzazione, anche perché è un ministero tipico del sacerdote e del vescovo in particolare. Del vescovo. Vescovo che deve dare autorizzazione. In genere, in ogni diocesi, il vescovo autorizza un sacerdote col compito, con l'ufficio di esorcista. Vogliamo fare insieme una preghiera e concludiamo questa nostra diretta rivolgendoci al servo di Dio, Padre Candido Amantino. Peccato, non abbiamo una foto qui. Sì, però possiamo utilizzarla prossimamente, sì. Possiamo anche valorizzare una preghiera in modo che lo vediamo quanto prima glorificato, almeno beatificato, perché merita, penso. Sì, sì. No? Come no? Merita. E voi, più di voi, chi può dirci che effettivamente ha incontrato un santo nella sua vita? Io l'ho incontrato qualche volta, Padre Candido, e lo ricordo in tante circostanze, ma Padre Cherubino l'ha conosciuto personalmente. Ci ha formato, non solo nell'ascolto della parola di Dio, ma nell'amare la parola di Dio proprio. Lui quando veniva a scuola, anche in certe situazioni, in certi momenti in cui la parola di Dio richiedeva attenzione, lui si drammatizzava. È Dio che parla al suo popolo e questo popolo non sempre è formato da bravi figli. Ecco la storia del popolo di Israele, ecco i miracoli, ecco i castighi. Insomma, ci formava, ecco. Ci ha formato come era formato lui. Vabbè, facciamo la preghiera e chiudiamo anche con la benedizione, in modo che potete benedire, avendo ricevuto voi questo contatto diretto con un religioso che abbiate verso la beatificazione. Facciamo una preghiera. Diciamo un Pater Ave Gloria alla Santissima Trinità per la glorificazione di Pater Antito. Okay. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Trinità Santissima, glorifica anche sulla terra il servo fedele, nostro confratello, Padre Candido. Amantito, Amantini. Amen. Ringrazio Padre Cherubino che ci ha fatto dono di questa sua esperienza e conoscenza diretta di Padre Candido Amantini, questo servo di Dio avviato verso la beatificazione. E vi invito a voi, se volete partecipare, sabato prossimo c'è la presentazione della ristampa del libro che lui ha scritto, Il Mistero di Maria.
c'è il nostro superiore provinciale, padre Luigi Vaninetti, che presiede l'Eucaristia al santuario della Scala Santa alle ore 17:30. Io sto in pellegrinaggio, non posso essere presente. Qualcuno che è della zona di Roma può benissimo partecipare per rendersi conto dal vivo di quello che è la stima che nutre, che ha padre Candido presso tutti i passionisti del mondo, particolarmente per coloro che l'hanno conosciuto come padre Cherubino. Vuol dire l'ultimo pensiero, padre Cherubino? Ma ho detto già troppo. Comunque quello che ci ha colpito di padre Candido Amantini, una santità nella semplicità, nell'umiltà, nel sorriso. È vero, sì. Basta vedere un po' le foto. E questo è un messaggio per tutti noi, specialmente oggi. Quindi la santità è come l'olio che si insinua nelle anime con la parola, col sorriso, con l'accoglienza. Umile. Grazie allora padre Cherubino, vi ringraziamo a voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento alla prossima intervista con questo nostro santo sacerdote che padre Cherubino, molto preparato, storico, che è attento a tante questioni, ha conosciuto tante belle persone, quindi sfrutta anche queste sue conoscenze per presentare a voi la possibilità di sapere tante cose che non sappiamo.